Vincenzo Salemme. Come sei atletico? Hai visto? Ho imparato a memoria. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, benissimo, grazie. Come tutti i nostri ospiti, il grande Vincenzo Salemme è grande, per me è grande. Sono piccolo, ancora piccolino. Sei giovane. Il grande Vincenzo Salemme si è definito con tre aggettivi: malinconico, buffo e testardo. Ti confesso che malinconico è veramente un aggettivo affascinante. Perché malinconico? Ma forse perché sono napoletano, in realtà poi io sono di Bacoli, che è un paese in provincia di Napoli, dove la malinconia è ancora più accentuata. È evidentemente un fatto culturale, ma non so se la malinconia è una inclinazione dell'animo, non so, è... Il fatto che io la mattina mi sveglio, che mi pare proprio tutto meraviglioso, a sera mi appanno un poco. Diciamo, a me piacciono le vigilie delle cose, delle feste, non è la festa in sé. La vigilia è la cosa più bella, l'arrivo della cosa che ti piace, e quello mi fa impazzire, l'attesa. Quindi la mattina è la giornata che inizia e quindi mi sorprenderà. La sera è successo già tutto, per cui... Quindi la notte porta malinconia per te? Nel mio caso sì, la sera proprio. Ma è un aggettivo positivo o negativo, quindi? Ma io non so se i sentimenti possono essere positivi o negativi, sono quello che sono, credo che non bisogna mai sentirsi in colpa per un sentimento che si prova, credo, perché non siamo noi a decidere, ma è il nostro inconscio, per cui né positivo né negativo. Beh, per molti il fatto che io faccia ridere spesso e faccia il comico può sembrare, ma come, tu sei malinconico, ma tu devi essere contento. A parte il fatto che sono napoletano, per cui da un napoletano uno si aspetta sempre, oh, ma tu sei napoletano e stai triste, perché sono quelle cose, quei luoghi comuni. E invece in realtà un napoletano è... Quindi provoca sofferenza. Cioè, la malinconia provoca sofferenza. Ma se diventa, sì, tristezza, ci sono momenti in cui, ovviamente, se pensi almeno a me capita così, se penso alle persone a cui voglio bene, che soffrono, alle persone che sono mancate, mi prende una tristezza forte. La vita lì mi delude un po', ma è fatta così la vita. Lo so, ma sei uno che se la cerca o arriva? La malinconia, cioè, sì, dici, la malinconia. E perché vedi, è un sentimento che ti sembra, che ti è un po' accalamita, che ti piace provarlo, è vero, c'è una dolcezza un po' masochistica forse nel provare la malinconia, ma ripeto, è proprio una cosa di chi sta vicino al mare, secondo me, quell'onda che arriva, la risacca, che arriva e se ne va, che arriva e se ne va. Però sembra una malinconia romantica. Non sono dolce, sì, mi piace. Mi non piacciono... sei romantico? Ma romantico non è un non è una cosa che mi affascina proprio, il romanticismo. Mi piacciono più il coraggio, la bontà, il romanticismo. L'amore mi piace, mi piace, ecco, però è inteso in senso molto largo. Come ingrediente più che come categoria principale. È l'ingrediente che si può mettere in tutte le cose. Puoi mettere l'amore nel lavoro, puoi mettere l'amore in una buona azione, puoi mettere l'amore in un dialogo con te. Ecco, l'amore si mette come ingrediente. A proposito d'amore, com'era la frase amore e felicità? La frase storica di Salemme? Lo dicevo nel mio spettacolo, dicevo, non si può amare per essere felici, ma bisogna essere felici per poter amare. Mi piacerebbe se tu recitassi un pezzo di quel monologo, di quello spettacolo teatrale che è Sogni e Bisogni. Penso quello pezzetto finale, perché piccolo, non sono preparato. Un omaggio a una tua fan. Lì? Sì. Grazie. Mi non ammazzerà. È che ti odio, perché a me non è che mi dà fastidio fare le cose, che mi vergogno. Non è che dici, ma come, tu fai l'attore e ti vergogno? Mi vergogno, incredibile, non mi è mai passato. È questo. Una cosa d'amici e non d'attore, facciamo così. Vai. Siccome si è parlato di paura questa sera, e quindi io sono uno dei tanti milioni di persone anonime, tanti milioni di persone che hanno solo paura, paura di ammettere che hanno paura. Questo è il male del secolo, abbiamo paura e allora alla fine diventiamo arroganti, ma in fondo siamo tutti nella stessa barca, siamo piccoli uomini, coraggiosi o perdenti, siamo stelle cadenti. E strappiamo a fatica un destino coi denti. Siamo esseri umani, obbedienti o potenti, siamo astuti o violenti, siamo al mondo per scelta degli altri, siamo al mondo e vorremmo restarci
anche quando la vita si fa buia e in salita. Noi vogliamo carezze, confermate certezze, le cerchiamo nel mondo, le vogliamo dagli altri, supplichiamo in preghiera. Arriviamo persino a tradire noi stessi per placare la fame che ci intossica l'anima. Quando invece il segreto è in ognuno di noi. Basterebbe accettare che non siamo speciali, ma nemmeno banali. Basterebbe accettare che non siamo da soli e che i nostri bisogni non invadano i sogni.